con il secondo talk della giornata per questa track. Abbiamo qua con noi la professoressa Maristella Matera, che è un professore associato appunto del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano, l'ho detto prima. Con lei ci dovrebbe essere anche Emanuele Pucci, che però non Oggi c'è non è qui. oggi. E introducono il talk verso il web conversazionale, l'intelligenza artificiale per l'accessibilità del web. In questa sessione appunto introdurranno il concetto di web conversazionale, che fa parte del progetto di ricerca ConWeb, Conversational Web. E lascerei subito la parola alla professoressa, indicheresti il codice per il personale scolastico, che è 21211, ma lascio lei la parola per introdurre questo concetto nuovo. Grazie, lasciatemi dire che sono onorata di essere qui ed è un piacere per me essere qui a presentare questo progetto che vede il coinvolgimento di tante persone, soprattutto giovani, alcuni di loro sono qui in quest'aula in presenza, giovani laureati, appena laureati, brillantemente laureati, giovani laureandi ed è grazie a loro che questo progetto ha preso forma e speriamo possa andare avanti. Quindi un progetto che vuole proporre le tecnologie conversazionali e l'intelligenza artificiale che permette di comprendere, di interpretare il linguaggio naturale per migliorare l'accessibilità del web. In questa sede penso di non dover spendere troppe parole per dire che il web è purtroppo o per fortuna, non saprei dire davvero, soprattutto un'esperienza visuale, no? E non c'è nulla di sbagliato, forse, se non per il fatto che spesso non ci chiediamo se poi in questo format così visuale il web sia davvero accessibile per tutti. Usa gli screen reader, spesso per esempio si trova in situazioni in cui questi strumenti non riescono a leggere e a convogliare in modo efficace il contenuto delle pagine web perché nella progettazione di queste pagine è stata posta scarsa attenzione sul renderle accessibili anche tramite l'aggiunta di tag, di elementi appunto della codifica appositi. Questo nonostante tutte le proposte di linee guida per la progettazione per il web che sono andate proprio incontro a queste necessità e a queste problematiche. Conosciamo tutti appunto le WCAG e tutte le altre guidelines che sono presenti anche nei lavori pubblicati nella letteratura scientifica. Però ci sono anche alcuni lavori nella letteratura scientifica che dicono che spesso queste linee guida coprono parzialmente i problemi che possono verificarsi nell'accesso al web. Non sono sempre applicate e spesso quando sono applicate nel modo sbagliato. E noi, per sopperire ad alcuni di questi problemi, nella speranza di poter coprire tutti questi problemi, vogliamo proporre un nuovo paradigma di interazione, un paradigma diverso, alternativo, che sia distaccato dal canale visuale, che possa essere distaccato il più possibile dal canale visuale. Questo paradigma che appunto chiamiamo conversational web, che in modo abbreviato chiamiamo in realtà ConWeb, che appunto è un paradigma che vuole sfruttare l'avanzamento, la maturità di questi giorni della conversational AI, quindi dell'intelligenza artificiale applicata al linguaggio naturale, per trasformare pagine web in conversazione. Io spero adesso di riuscire a farvi avere un po' un'idea di quello che è il paradigma nel suo stato attuale, sicuramente migliorabile. Spero si senta. No. Vediamo se parte così. Mi dispiace, comunque pensavo si riuscisse. Probabilmente bisogna Hello. connettere. Va. Welcome, I'm ConWeb. I can let you navigate to the Wikipedia site. You can navigate to the Solar System page. Navigate the Solar System page. Tell you an introduction to the Solar System. Tell you the content of the page. Show you the navigation menu. Scusate per l'inglese, questo spezzone di video è tratto da una demo che abbiamo dato a una conferenza internazionale, quindi se
siamo stati costretti ad usare la lingua inglese, e la voce è la voce di Isabella Possaghi, che è qui in sala e che appunto è una studentessa ormai laureata che ha lavorato a questo progetto. Questo breve spezzone, no, di conversazione vuole rendere l'idea di come il framework a cui stiamo lavorando, il paradigma di conversazione che vogliamo definire, possa aiutare l'utente a capire per esempio cosa c'è in una pagina web. Nella ricerca con gli utenti che abbiamo condotto, di cui parlerò tra un po', gli utenti ci hanno raccontato di estreme difficoltà nel momento in cui si approcciano ad un sito web nuovo e devono capire che cosa c'è in questo sito web e anche come è possibile orientarsi, come è possibile navigare. Ecco, questo breve esempio di conversazione vuole mostrare proprio come la tecnologia conversazionale può subentrare anche solo per risolvere questo problema. E appunto il nostro paradigma, come si vuole posizionare, come si posiziona rispetto alle tecnologie già esistenti, le tecnologie già in uso? Si confronta con gli screen reader da una parte e gli agenti conversazionali dall'altra. Gli screen reader perché al momento sono gli strumenti più utilizzati per la lettura di pagine web, però appunto offrono una lettura sequenziale, seriale, di un muro di testo. E dall'altra parte ci sono gli agenti conversazionali, che al momento sono il top nell'ambito dell'interazione con linguaggio naturale, offrono appunto un paradigma di interazione molto naturale perché sono in grado di comprendere il linguaggio umano, e noi ci posizioniamo al centro perché vogliamo ereditare questa naturalezza dagli agenti conversazionali e allo stesso tempo però permettere la navigazione del web, che non è affatto supportata dagli agenti conversazionali, è supportata in un certo modo dagli screen reader. Quindi noi ci posizioniamo al centro, volendo ereditare dall'una e dall'altra tecnologia quello che di meglio offrono. E quale strategia abbiamo deciso di applicare per studiare queste problematiche, per definire questo nuovo paradigma di conversazione? Un anno fa partivamo da zero e quindi ci siamo chiesti: come facciamo a studiare questo problema? Come facciamo a proporre un paradigma nuovo in grado di risolvere alcuni problemi? Come possiamo quindi progettare un accesso conversazionale al web cercando di definire dei pattern di conversazione che potessero essere anche validati sperimentalmente con gli utenti? Ed anche come possiamo trasformare pagine web in dialoghi con gli utenti, quale tecnologia ci può aiutare, quale progetto tecnologico ci può aiutare. E per entrambe queste domande, per risolvere entrambi i problemi, abbiamo pensato di appoggiarci agli utenti. Noi crediamo molto nello user-centered design, che è una filosofia di progettazione che parte dall'analisi, dalla conoscenza degli utenti, delle loro caratteristiche, dei bisogni, delle abitudini, e che a un certo punto arriva anche a coinvolgere gli utenti nel processo di progettazione, nel design delle nuove tecnologie. Appunto, questo è lo user-centered design. Non abbiamo inventato nulla di nuovo, abbiamo cercato di applicare questi principi alla progettazione di una nuova tecnologia. Lo user-centered design è un processo iterativo, parte dall'analisi del contesto d'uso, dall'analisi degli utenti, cerca di distillare i problemi principali e anche le opportunità che nuove tecnologie possono offrire, e quindi sulla base di questa osservazione, sulla base di questa specifica, cerca di produrre dei prototipi che vengono continuamente validati, valutati, migliorati in questo ciclo continuo, fino a quando non si giunge ad una versione della tecnologia che è soddisfacente per l'utente, che è centrata sui bisogni dell'utente. E il nostro modo di approcciare il problema è anche coerente con la filosofia dell'inclusive design, una metodologia di progettazione che è sempre più promossa, no, anche dalle grandi aziende, dai grandi player industriali, Microsoft, Google. Questa idea di partire da bisogni speciali, dai bisogni unici anche di alcuni utenti, per individuare problemi, per individuare opportunità di progetto, per mettere fuori tecnologie che possono dare benefici a tutti in modo universale. E noi abbiamo sposato questa filosofia. Quindi abbiamo cominciato a interagire con gli utenti. Con quali utenti? Abbiamo cominciato con un gruppo di adulti, 14 adulti, non vedenti o con disabilità visiva. Utenti con i quali siamo entrati in contatto grazie all'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, UIC,
E devo dire che prima di partire con, diciamo, gli utenti che noi abbiamo definito con esperienza generica, abbiamo voluto interagire con un gruppo ristretto di esperti di tecnologie, persone di UIC che anche come attività fanno formazione, no? Sulle tecnologie assistive, sulle tecnologie in generale anche per utenti non vedenti. E quindi con loro abbiamo cercato il modo di approcciarci anche a questa comunità di non vedenti, perché per noi era un dominio nuovo, era un mondo nuovo e volevamo approcciarci anche nel modo più appropriato. E quindi con loro abbiamo definito gli strumenti poi della ricerca, quindi un primo questionario che è andato online attraverso un po' di pubblicità che ci è stata fatta da UIC e dal bollettino che distribuiscono, a cui hanno aderito alcune persone non vedenti, e alcune di queste persone poi sono state coinvolte in interviste in cui abbiamo approfondito alcuni degli insight che erano venuti fuori. I risultati, ovviamente i risultati sono tanti, Riporto qui alcuni aspetti che ci hanno guidato maggiormente più di altri nella definizione poi della tecnologia. Queste analisi iniziali, queste indagini si sono concentrate su tre aspetti fondamentali. Innanzitutto l'esperienza che gli utenti non vedenti hanno nell'accesso al web, quindi l'esperienza con le tecnologie assistive, in particolare con gli screen reader, e poi anche l'esperienza, o meglio l'attitudine verso gli agenti conversazionali. Io qui su questa slide riporto alcune frasi emblematiche che ci hanno fatto riflettere, le leggo. Un utente ci ha detto: ho un'ottima esperienza con la navigazione del web, però a volte devo ricorrere ad un aiuto esterno, non sono indipendente nella navigazione, ho bisogno che qualcuno, nonostante le tecnologie assistive, mi aiuti a capire come andare avanti, cosa fare. Oppure, la tecnologia funziona, si riferiva agli screen reader, ma vorrei avere un'esperienza meno stressante o almeno avere un'alternativa. Alcuni ci hanno raccontato appunto di ore e ore passate a capire come i siti web sono organizzati nel momento in cui si approcciano ai siti per la prima volta. E poi ancora, per una migliore interazione dovremmo sfruttare maggiormente l'evoluzione della sintesi vocale, e questa ed altre frasi ci hanno fatto capire che c'è una buona attitudine verso le tecnologie conversazionali, verso gli assistenti conversazionali, che ovviamente vanno progettati in modo opportuno affinché possano davvero supportare la navigazione nel web. Ecco, un'altra cosa chiara che è emersa chiaramente da questa indagine svolta con questo primo gruppo di utenti è il desiderio di un paradigma che sia distaccato da quello visuale. D'altro canto, se le pagine web devono essere rese vocalmente, perché partire dalla struttura grafica di una pagina? E gli screen reader a volte fanno questo. Partono dall'organizzazione del layout, scandiscono quell'organizzazione della pagina, non cercano di capire invece se possono esserci modi alternativi per convogliare quei contenuti attraverso il canale vocale, sfruttando le potenzialità che il canale vocale mette a disposizione. E poi ci hanno detto che molto spesso le pagine web sono ricche di componenti che possono essere utilizzati in modo strettamente visuale. Il calendario nelle prenotazioni, non so, di un biglietto ferroviario. Abbiamo analizzato molto queste tipologie di siti. Questi calendari presumono un'interazione visuale per selezionare un giorno di un mese nel calendario. Ecco, questi componenti creano in genere panico, creano estrema complessità. Adesso, cambio di contesto, abbiamo appunto tirato fuori queste conclusioni con questo gruppo di utenti adulti, e poi abbiamo voluto cambiare contesto e siamo voluti passare ad analizzare gli adolescenti, perché gli adolescenti hanno una esperienza diversa con la tecnologia. Io sono boomer, i miei figli mi definiscono una boomer, no? I nativi digitali hanno un modo di approcciarsi alla tecnologia completamente diverso da chi comincia ad avere un po' di anni in più. E quindi abbiamo avuto l'opportunità di interagire per 4 giorni pieni in un summer camp con 12 adolescenti con disabilità visive. Il summer camp era organizzato dall'associazione Realize Sport, che è diretta da Daniele Cassioli, che forse molti di voi conoscono. E qui ovviamente abbiamo dovuto adottare delle, diciamo,
strategie un po' diverse per entrare in empatia anche con questi utenti, no? Quindi la gamification, cercare di studiare le problematiche però permettendo loro di giocare in qualche modo. Abbiamo creato un ambiente collaborativo, quindi i ragazzi hanno lavorato in gruppo, no? Perché non doveva essere un'attività stressante. No, noi non vogliamo che la tecnologia stressi gli utenti e non vogliamo neanche che i nostri metodi di analisi lo facciano. E quindi abbiamo cominciato ad organizzare dei focus group, quindi in gruppo i ragazzi si sono organizzati per osservare, per usare dei siti web, mentre Isabella e Claudia, che sono sempre qui in questa stanza, li osservavano mentre usavano i siti web con le loro tecnologie, quindi con gli screen reader. Vedete, usano soprattutto i cellulari, no? Quindi con gli assistenti, con gli screen reader che appunto sono in grado di leggere contenuti su dispositivi mobili. E quindi hanno analizzato diverse tipologie di siti, non so, YouTube, un sito che informativo che offre informazioni agli studenti, ma anche il sito di Trenitalia, ecco, questo sito che ci ha permesso di scoprire tanti problemi. Le problematiche, mentre con YouTube, per esempio, i ragazzi sono stati sempre in grado di portare a termine i loro task, no? Di cercare, non so, i video a cui erano interessati, ecco, già quando l'informazione, l'organizzazione dell'informazione diventa un po' più complessa, ecco, subentrano i primi problemi. Per non parlare poi dei siti come quello di Trenitalia, altamente dinamici, cosa vuol dire? Siti che basta che l'utente immetta un input diverso affinché questi possano cambiare totalmente il contenuto della pagina. Ecco, qui gli screen reader falliscono ed è davvero difficile anche con altre tecnologie, devo dire, gestire questo tipo di siti. Abbiamo voluto anche capire come questi ragazzi utilizzano gli agenti conversazionali, perché, no, volevamo sempre avere il confronto tra screen reader e agenti conversazionali. Abbiamo visto che c'è un'ottima attitudine, sono molto portati per questo tipo di tecnologie, più degli adulti. E qui le ragazze hanno progettato un agente conversazionale che potesse fornire in modo vocale contenuti tratti da un sito che loro in quei giorni consultavano molto spesso, che era il sito web di un escape room dove loro passavano i pomeriggi e le serate, no? nel tempo libero. E quindi abbiamo provato a dire, vediamo come considerano questo servizio offerto tramite un agente conversazionale. Ma poi le ragazze si sono spinte oltre e hanno voluto organizzare una sessione di co-design. Cioè non basta osservare come gli utenti utilizzano la tecnologia, proviamo a vedere loro come la progetterebbero. Ovviamente le ragazze sono state di estremo supporto, no? Hanno usato loro gli strumenti di progettazione e hanno guidato loro i ragazzi nel cercare soluzioni per organizzare i contenuti di un agente conversazionale rispettando una certa gerarchia, per organizzare complessivamente la conversazione affinché potesse avere anche aiuti, no? Comandi di scaffolding per andare indietro, avanti, per ritrovare il contesto, affinché si potesse capire quale fosse lo stile del linguaggio. Questo è molto importante, lo stile del linguaggio, che deve essere immediato, non c'è bisogno di troppe presentazioni, di frasi troppo lunghe, altrimenti l'interazione non è efficiente e non è forse neanche efficace. E poi molto si sono soffermati anche sulla personalizzazione dell'esperienza, la personalizzazione della voce, l'engagement, no? Ci deve essere anche il lato edonico dell'interazione, non basta dire il mio agente conversazionale o la mia tecnologia ti presenta i contenuti che sono nella pagina web, dipende molto anche dalla modalità in cui questa presentazione viene fatta, perché noi crediamo che l'utente debba, l'umano debba essere al centro, e l'umano ha bisogno anche di questo tipo di coinvolgimento. E quindi appunto in queste sessioni di co-design i ragazzi sono partiti da versioni di agenti conversazionali progettate da Isabella e Claudia, ma poi si sono spinti oltre, hanno provato loro a modificare queste progettazioni e ci hanno fatto capire anche come fosse importante un certo tipo di feedback, sia per il reward nel momento in cui le risposte che gli utenti, che loro fornivano al chatbot erano corrette, ma anche spiegazioni del perché certe risposte venivano interpretate in modo sbagliato. L'utente è sempre al centro, quindi non è solo un modo per convogliare contenuti, ma è un modo per coinvolgere l'utente in questa esperienza. Ora, vista tutta questa analisi, visto tutto questo studio, alla fine abbiamo cercato di distillare delle dimensioni di progetto, di creare quello che noi chiamiamo il design space, per trovare delle
linee guida anche che potessero permetterci di individuare strategie efficaci ed efficienti per impostare la conversazione. Siamo partiti da un'analisi tematica. Le frasi che io ho enunciato prima e tante tante altre frasi che erano state annotate, che erano state dette, espresse dagli utenti, sono state analizzate in ogni minimo dettaglio, e questo ha portato appunto ad individuare alcune dimensioni interessanti per la progettazione di agenti conversazionali per la navigazione nel web. L'orientamento. È importante fare in modo che l'agente conversazionale aiuti l'utente ad orientarsi nel sito che l'utente vuole esplorare, che lo aiuti a capire dove si trova, da dove viene, cosa può fare a partire da quella pagina. Quindi ci devono essere dei meccanismi di navigazione, di localizzazione dei contenuti appropriati. Una volta che l'utente ha capito dove si trova e ha capito dove può andare, ci devono essere dei meccanismi immediati per poter raggiungere certi contenuti di cui l'utente è oramai consapevole. Ma poi ci devono essere anche dei meccanismi efficaci, efficienti per la fruizione dei contenuti. Non basta leggere il contenuto di una pagina dall'inizio alla fine. Bisogna segmentare, bisogna dare delle preview, dei summary, dei vari segmenti che sono di contenuto che sono all'interno della pagina. L'utente deve essere accompagnato, coccolato, mi viene da dire, no? Ci deve essere questa forma di engagement, ci deve essere questa forma di soddisfazione che l'utente deve trovare nell'interazione. E a questo contribuiscono per esempio anche i comandi di scaffolding, al di là della fruizione del contenuto. Se io voglio uscire da un sito web, voglio andare su un altro sito web, voglio spostarmi su un'area totalmente diversa del sito web, devo poterlo fare, e questo grazie a dei comandi che sono sempre lì a disposizione, anche solo comandi di help. E poi è emersa questa grande necessità di personalizzazione. Anche ieri eravamo appunto, siamo qui con un banchetto demo, e alcuni degli utenti che si sono fermati, non vedenti, ci hanno detto: badate bene alla personalizzazione, ognuno di noi ha le proprie preferenze, ognuno di noi, e queste preferenze devono essere rispettate, l'umano sempre al centro. E quindi sulla base di queste intuizioni siamo partiti con lo sviluppo di un prototipo che si basa su una piattaforma tecnologica. Questo schema è un po' spaventa, mi rendo conto, non lo voglio commentare in dettaglio, ma questo a dirvi che la tecnologia è comunque complessa. Io oggi ho presentato soprattutto la parte di ricerca, no, per la progettazione del paradigma di conversazione, quindi la parte di ricerca con gli utenti, ma c'è tanto lavoro anche dal punto di vista della definizione di questa nuova tecnologia, perché questa nuova tecnologia, lasciatemi dire, per la prima volta, perché non abbiamo trovato lavori comparabili in letteratura, cerca di integrare la pipeline dell'interpretazione del linguaggio naturale all'interno di piattaforme per il web. Il nostro è un middleware. Middleware vuol dire che è qualcosa che sta in mezzo a cosa? In mezzo al browser dell'utente, in mezzo al web intero. Intercetta le richieste di pagine web. Prende una pagina web, frammenta, la deframmenta in tanti pezzi che poi vanno a costruire una struttura dati, un albero di navigazione, come lo chiamiamo noi. In ognuno di questi nodi di questo albero ci sono pezzi di contenuto, link, immagini, elementi della pagina che possono essere utili per convogliare in modo conversazionale il contenuto di una pagina web, di un sito web. Ed è su questa struttura dati che il nostro sistema capitalizza per poter poi fare tutta l'analisi del linguaggio, del contenuto che è all'interno di una pagina web, per poter estrarre l'entità di contenuto principali, che sono poi pezzi fondamentali per l'interpretazione del linguaggio. E ovviamente la piattaforma ha tutta una parte di natural language understanding, cioè quindi di comprensione del linguaggio, che riguarda la comprensione delle richieste dell'utente, e un mapping, un meccanismo di mapping che cerca di riportare quello che viene compreso dalle richieste dell'utente verso azioni di navigazione. Azioni di navigazione che vengono effettuate in modo trasparente, con quello che in termini tecnici si chiama headless browser, cioè un browser che non visualizza nulla, che prende le pagine ed è lì per interpretare l'HTML. E diciamo, al momento questi meccanismi sono guidati da alcuni tag aggiuntivi che vengono aggiunti appunto all'HTML delle pagine, affinché poi tutta la conversazione possa essere automaticamente generata in base alle richieste dell'utente, automaticamente, quindi senza la necessità di sviluppare un conversational agent ad hoc. Il sistema è in grado di
generare il dialogo, di supportare automaticamente la navigazione attraverso la conversazione. E al momento appunto il meccanismo alla base è l'aggiunta di questi tag nell'HTML, ma ci sono già delle tesi in corso che cercano di estrarre automaticamente i contenuti delle pagine per poter costruire questa struttura dati che comunque è il centro della nostra soluzione. E quindi, vista questa, la disponibilità di questa piattaforma tecnologica, abbiamo provato a sviluppare dei siti, o meglio ad adattare dei siti al nostro paradigma conversazionale per poter validare nuovamente con gli utenti. Ricordate il processo iterativo e la centralità dell'utente. Siamo partiti dalle pagine Wikipedia che sono molto consultate dagli utenti non vedenti, anche i nostri adolescenti coinvolti negli studi ce l'hanno confermato. Quindi abbiamo preso delle pagine e le abbiamo estese affinché potessero essere poi trasformate in dialogo secondo il nostro approccio, e abbiamo appunto svolto nuovamente degli studi con gli utenti, con un gruppo ristretto questa volta di utenti, gli utenti più esperti di tecnologie, giovani e meno giovani, e appunto loro hanno confermato la validità dell'approccio, l'hanno confermata soprattutto nella fase iniziale di orientamento sul sito. Un approccio come questo, un paradigma conversazionale come questo, aiuta sicuramente a snellire quella fase iniziale in cui l'utente vuole capire che cosa c'è su un sito web, e aiuta anche poi a capire come muoversi all'interno di un sito web. Ovviamente il paradigma ha bisogno di essere migliorato, la tecnologia ha bisogno ancora di tante estensioni, e noi oltre al prototipo, diciamo, abbiamo l'ambizione di mettere fuori un framework metodologico che possa sicuramente aiutare a migliorare la tecnologia che adesso abbiamo, ma che possa essere anche di aiuto per chi volesse sviluppare agenti conversazionali per rendere il contenuto di un sito web disponibile attraverso il canale vocale. E questo potrebbe sicuramente migliorare l'accessibilità dei contenuti del web. Non mi sento più di dire l'accessibilità dei siti web, qui siamo su un canale parallelo, i contenuti sono gli stessi, ma il paradigma con cui questi contenuti vengono messi a disposizione è un paradigma, lasciatemi dire, diverso, che ovviamente prende i contenuti dal web visuale, ma che vuole appunto fornirli in modo diverso. E quindi Isabella, Claudia, gli altri studenti che adesso collaborano a questo progetto stanno definendo delle linee guida, cioè adesso lo sforzo è quello di imparare dall'esperienza tecnologica, dall'esperienza che abbiamo avuto con gli utenti, e tirar fuori un guidebook che possa essere davvero di aiuto, non perché vogliamo proporre nuove linee guida, ma perché vogliamo mettere a disposizione degli altri l'esperienza che noi abbiamo accumulato nella progettazione di agenti conversazionali per la navigazione del web. I passi futuri sono tanti, abbiamo appunto la necessità di applicare questo approccio su tante tipologie di siti web, adesso ci siamo concentrati soprattutto su siti web informativi, abbiamo bisogno di pensare anche alla costruzione di authoring tool, quindi tool di sviluppo che possano permettere l'aggiunta facile dei tag, se questo rimarrà il paradigma con cui questi agenti conversazionali saranno sviluppati, ma abbiamo anche bisogno di capire come automatizzare questo processo di costruzione delle nostre strutture dati a partire dalla codifica HTML, perché il nostro sogno è quello di avere un web conversazionale, cioè non ci deve essere l'aggiunta di tag all'interno di pagine web. Il web dovrebbe essere reso disponibile così com'è, ovviamente se il web è progettato nel migliore dei modi, attraverso il canale conversazionale, per rendere l'accesso possibile a chi non può usufruire del canale visuale, e non solo perché ha una disabilità visiva, ci sono disabilità temporanee, ci sono situazioni d'uso che ci portano a non poter usare la vista, no? E quindi questo ci deve far pensare che poi queste tecnologie, queste soluzioni, non solo questa, tutte le soluzioni che vanno incontro all'accessibilità, possono essere soluzioni che hanno benefici per tutti, benefici in modo universale per tutti. Io ringrazio per l'attenzione e vi invito anche a visitare il nostro banco demo, che è al secondo piano e che sarà disponibile fino al pomeriggio. Grazie. Io ringrazio Maristella e anche Claudia e Isabella che siete qua in sala. È un bellissimo progetto, da user experience designer sono molto colpita dal processo che avete seguito, dalla ricerca fino ai test. Partirei dalle domande, ce n'è una online da Lorenzo Perinello che chiede: quanto è importante per questo strumento
Avere una pagina semanticamente corretta, ovvero un codice HTML valido. E la risposta ovviamente è tanto importante, nel senso che l'obiettivo è quello di lavorare comunque nell'estrazione dei contenuti, quindi diciamo se poi la pagina non è graficamente ben strutturata, questo non dovrebbe impattare troppo. Ovviamente se i contenuti poi non sono organizzati al meglio, se la gerarchia dei contenuti non è efficace già nel canale visuale, ecco, qualche difficoltà in più potrebbe esserci. La nostra raccomandazione, questa è una cosa che è emersa tantissimo anche nelle analisi che abbiamo condotto con gli utenti, è che il web deve essere prima di tutto usabile e anche accessibile con i mezzi che ci sono ora. Su questa base, che deve essere una base solida, non un plus, deve essere una base, la tecnologia deve essere così, ovviamente poi tutto ciò che viene, compreso il nostro approccio, possono fare solo bene. Ma se non c'è questa base, certo, la nostra tecnologia potrebbe funzionare, ma funzionerebbe comunque male. C'è qualcun altro? Sì. Mi è piaciuto molto la vostra ricerca. Io seguo dei ragazzi che hanno la disartria e quindi per loro il parlare è una barriera. Volevo chiederle se è possibile avere un'interazione con voi per poter eventualmente dimostrarvi su casi reali con i ragazzi che seguo questa tematica e come questa tematica può essere integrata Certo. Nella vostra soluzione. Faccio anche una presente che c'è anche un ragazzo che ha la disartria, laureato in ingegneria, che ha sviluppato un'applicazione che si chiama Capisci a me, che permette di interagire per persone con la disartria. Quindi la persona con la disartria non pronuncia bene la parola. Quindi tutti i sistemi hanno difficoltà a comprendere. Volevo capire se era possibile interagire un attimino con voi per sicuramente presentare il problema più in dettaglio. Sì, io allora dico di sì, sicuramente noi siamo interessati a capire quali sono le problematiche per l'accesso al web in generale, no? Noi siamo partiti da una classe di utenti con bisogni specifici, ma possiamo sicuramente capire se ci sono bisogni diversi e noi saremmo super contenti, vero Isabella e Claudia, di capire quali sono questi bisogni e di adattare anche eventualmente la tecnologia o di pensare ad altre tecnologie se questa non dovesse essere in linea con i bisogni dell'utente. Certo, glielo do subito. Sì, comunque al Politecnico i nostri indirizzi di posta elettronica sono nome.cognome@polimi.it. Lo dico per tutti coloro che volessero entrare in contatto con noi. Per noi è vitale entrare in contatto con gli utenti, con i problemi degli utenti, con le opportunità che questi problemi. Noi vogliamo vedere in positivo, no? Pensiamo soprattutto alle opportunità che possono essere individuate. Quindi se avete casi di studio da proporci, problematiche specifiche, contattateci pure. Adesso appunto io sono qui e posso darvi. C'è sul web sempre Giulia Sapienza che chiede come è possibile partecipare al progetto, però vorrei fare la domanda al ragazzo che c'era prima e magari mi passa l'indirizzo. Sì, maristella.matera, quindi il mio nome, punto cognome, @polimi.it. Polimi sta per Politecnico di Milano. Prego. Okay. Innanzitutto volevo ringraziarvi per questa presentazione, l'ambito di ricerca è interessantissimo. E sono un neolaureato anche io, in un certo senso. E, niente, volevo sapere la parte di intelligenza artificiale, esattamente voi dove la state sviluppando? Nella parte conversazionale o nell'analisi della pagina? E in quali tecnologie vi state, diciamo, soffermando? Deep learning, machine learning, oppure un po' più classiche? Noi stiamo utilizzando soprattutto un framework open source, di NLP, NLU, che è RASA, se sei forse laureato in ingegneria o non so in quale materia, comunque probabilmente è un framework molto utilizzato proprio perché è open source, quindi per la parte di linguaggio appunto ci affidiamo a questo framework che è molto, diciamo, ha delle performance molto, molto buone, però d'altro canto è necessario anche interpretare i contenuti del web, non tanto se il contenuto della pagina viene preso così com'è, non c'è bisogno dell'intelligenza artificiale, no? Però nel momento in cui è necessario fare un summary,
Quindi è necessario utilizzare Transformers, per esempio, e Deep Learning anche per la comprensione del linguaggio e per l'estrazione di summary, di riassunti. Perché questo è importante, anziché presentare, partire con la presentazione dei contenuti, delle pagine che a volte possono essere lunghe, possono portare via tempo, il nostro intento è proprio quello di individuare i punti salienti in modo tale che l'utente possa orientarsi. Quindi abbiamo anche queste tecnologie. Poi, se ho tempo, una curiosità, nel senso... Stavamo parlando prima anche della diciamo, inclusione di, e non discriminazione. Allora io diciamo, in un lavoro che ho fatto in precedenza ho lavorato per lo speech emotion recognition, quindi il riconoscimento delle emozioni attraverso la voce, e ho avuto particolare difficoltà a trovare diciamo, dei dati in italiano. Voi diciamo, sì, state facendo un lavoro che è generale, ma riscontrate difficoltà nel creare un modello che è uguale per diciamo tutta la comunità inglese, italiana, spagnola e così via? Sì, sì, ci sono queste difficoltà. Devo dire che appunto non ci siamo occupati troppo di questo perché appunto il nostro intento, siamo partiti l'anno scorso, quindi il nostro intento in questo primo anno è stato individuare le basi, ma c'è tanto da fare. Questo discorso emozionale è anche molto importante, tutto quegli accenni all'engagement, al lato edonico anche, ma anche il fatto di poter capire a un certo punto che l'utente è stressato, no? Che ha un carico cognitivo alto in certi momenti. Ecco, sono tutte sfaccettature importanti che prima o poi vorremmo affrontare. Non siamo tanti a lavorare su questo progetto e le diramazioni sono numerosissime. Se voleste collaborare, noi siamo un gruppo molto aperto e ci farebbe piacere avere input, anche solo input di questo tipo. Grazie. Che perfetto. Ringraziamo nuovamente la professoressa. Grazie a voi. E le ragazze. Le persone sorde hanno da sempre una serie di difficoltà e diversi problemi nella ricezione degli avvisi sonori, sia tra le mura domestiche che nell'ambiente lavorativo. Ma adesso è finalmente arrivata una nuova tecnologia. Si chiama Kit Me. Si tratta di un kit composto da vari sensori in grado di inviare una notifica sullo smartwatch relativa al suono rilevato.